Beh, tanto lo sai che non puoi vincere da solo contro di me. E infatti l'hai detto. Che cosa? Da solo non posso vincere contro di te. Però se vengo aiutato posso vincere. Sì, ma figurati se qualcuno ti aiuterà. Maledetto, oddio. Non lo far muovere, non lo far muovere. Sfondalo tutto nel culo come piaceva a tua madre. Porca miseria. Ops, qualcuno a quanto pare ti ha preso. Adesso preparati, che questa volta non te la facciamo passare liscia. Invece dovreste farmela passare liscia, perché io c'ho un asso nella manica. Manco ce le hai le maniche. Vabbè, ce le hai. Ah, io c'ho un asso nella manica che voi non conoscete, ovvero lacrimogeni. E non posso andare io nel futuro, allora non ci andrà nessuno. Oh cavolo! Porca miseria! Oddio, oddio, oddio! No, no, no! Porca di quella trota! Porca di quella trota! Porca... Levati dal cazzo! Porca di quella puttana! Aiutatemi, per favore! Oh cavolo, dobbiamo aiutarlo! E di questo tizio che ne facciamo? Niente, farlo marcire! Oddio, tutto bene! Diciamo, tutto bene, portatemi qualcosa, non vedo, non riesco a vedere niente! Ok, ok, tu continua a tenere gli occhi aperti! E ti ho detto che non riesco a vedere niente, che cazzo li apro a fare? Porca miseria! Quindi che si fa? Non lo so, dovete continuare ad andare, ok? Ma di te che ne facciamo? Senza di te non possiamo riscrivere quello che abbiamo fatto. E che volevi riscrivere? Un tradimento? Io che vi tradivo entrambi. Cosa volevate che io descrivevo? E quindi tu che farai? Niente, meglio se rimango qua, così faccio pure la guardia, che quel tizio è sicuro che non si rialzi. Dai, che state... Porca puttana. Andate a riscrivere tutto, veloci, prima che non ci sia più tempo. Ok, lo faremo per le noci. Cazzo c'entrano le noci? Per qualcosa lo dovremo pur fare. Va bene, non ti preoccupare, ci penseremo noi a riscrivere tutto. E mi raccomando, vedete di non cacciarvi ancora nei guai. Sì, sì, cercheremo di non cacciarci nei guai. Vabbè, è l'ora di finirlo. Porco demonio, oddio, sono ancora vivo. Mi dispiace, ma non per molto. Che cosa? Come non per molto? Non permettervi ad avvicinarti a me. Peccato che già lo sto facendo. Tanto è inutile quello che stai facendo. Pure se mi ammazzi, tu se mi ammazzi, loro non potranno mai riscrivere la storia senza quegli eventi. Guarda, te lo dico, senza questi eventi accaduti, ovvero io, tu, senza questi eventi, fidati, faranno una storia ancora più bella. Ancora più bella, no? La devono riscrivere nell'ordine giusto, come ha detto il loro amico Giovanni. Mi dispiace. Io ci devo essere, altrimenti non ci sarà il futuro. Ah sì, e perché allora hai provato ad ucciderli? Perché io potevo riscrivere un futuro migliore di quello che stanno per scrivere loro. Peccato che il futuro migliore ormai lo stanno scrivendo loro. Ma quindi è questo il posto? Sì, Giovanni mi ha detto che è questo. Ma di a Giovanni se per caso non ha sbagliato. Mi ha detto che è questo il posto. Ma a me questa sembra una vecchia avamposto militare. Giovanni, mi senti? Sì, ti sento. Ma Gigio con me si trova in un avamposto. Siete tornati indietro di un po' di tempo. Siete tornati indietro di quando Gigio faceva ancora il soldato. Gigio era un soldato. Esatto. Wow, Gigi era un soldato. Beh, si è ridotto da soldato a essere un bellissimo arabo ricco, pieno di soldi e pieno di ragazze. Sì, vabbè, ha avuto un bel futuro. Però c'è solo un problema: senza di voi non lo potrai riscrivere. In che senso? Se voi non intervenite rimarrà un soldato. Cioè, perché dovremmo interrompere il suo lavoro da soldato? Lui in realtà i soldi ce li ha, solo che non lo sa. In che senso? I soldi l'ha ereditato da suo padre. E quindi... E lui non sapeva niente dei soldi, quindi quando scoprirà dei soldi li prenderà e diventa il Gigio che conosciamo, ovvero bello ricco che organizza cose molto da coglioni. Ah, capisco. Non potremmo evitarla la cosa che organizza sfide brutte. Allora non volete riscrivere tutto? Sì, ovvio che vogliamo riscrivere, ma le sfide non le vorrei riscrivere.
Purtroppo dovete accettarvi pure quelle. Dovete farlo, altrimenti non tornerete mai indietro. No, ma quasi quasi si sta bene qua. C'è la pizza, c'è salsiccia napoletana. Manca Roberto. Roberto lo incontrerete molto poco. Pensate, qua Roberto spacciava ancora. Mio, quello spaccia da quando c'ha 4 anni, che deve fare? Va bene, adesso cercate Gigio. Arrivederci. C'è quindi Gigio qua dentro sta roba. Sto posto sembra che stia cadendo a pezzi. Mela, non possiamo fare nient'altro. Beh, c'ha ragione, dai. Cerchiamo Gigio. Wow, è incredibile vedere Gigio che ancora non tiene la barba. Esatto, sembra più giovane. Vabbè, quello non è che sia troppo vecchio. No, ho giusto 70 anni, non è molto vecchio. Tesve? Mica parlava ancora arabo. Mica, lui lo era arabo. Tesve! No, calmo, siamo io, Mele e Peppe. Vabbè, tanto non ci riconosci. Dobbiamo dire una cosa molto importante. Tesve. Peppe che ha detto che questo non lo capisco manco tra 60 anni. Vabbè, tra 60 anni sarà morto. Pure io sarò morto. Comunque sta dicendo che ci capisce. Ok, do you understand? Ha detto parla italiano. Ok, e dovresti andare subito in un posto perché tuo padre ti ha lasciato un sacco di soldi, tu li devi prendere. Esatto, che cosa ha detto? Ha detto, ho capito. Vai a prendere questi soldi, diventerai la persona più ricca, non avrai manco più bisogno di fare il soldato. Peppe cosa ha detto? Ha detto lui fa il soldato per proteggere sta città. Cazzo proteggi, che tanto proteggi non cambia un cazzo. Tesve, vai a prendere i soldi, che stai aspettando? Corri, devi andare veloce, un fulmine devi essere. Tesve. Oddio, sta andando. Ragazzi, non lo fate scappare. Cosa, Giovanni? Non lo fate scappare. Ah, ok. Vai, stiamo andando. Porca... Sta partendo, veloce. Corri. Vai che ce la facciamo. Vai che manco se ne è accorto che siamo saliti. Oh, cazzo. Tesverzel. Ah, perfetto. Questo è il Gigio che conosciamo. Tesverzel. Cosa ha detto, Peppe? Ha detto non ci conosce ma dovremmo diventare amici perché grazie a lui abbiamo cambiato la vita. Aspettate. Sì, minchia, Giovanni ce l'abbiamo fatta, abbiamo fatto amicizia pure con Gigio. Perfetto, non proprio nello stesso modo però va bene, lo possiamo accettare. Chi manca adesso? Non lo so chi manca. Oh cavolo, levatevi voi due zingari, chi cazzo è sto qua cavolo? Levati Babbo Natale. Ehi, fermo, no, fermatelo, fermate quel tizio, porco demonio. Fermo, non ti muovere, oddio, lascialo, no, lascialo stare. Ma chi siete voi due, che volete, che non vedete che già sono nei guai? Perfetto, adesso ti togliamo di mezzo, voi due dovete sparire da qua. No, non puoi farlo del male. Ah sì, è perché è un criminale, ha provato a rapinare una banca. Sì, ma non puoi spararlo. Perché? Perché è un nostro amico. Ah sì, non ce ne frega a me. No, fermo, non gli potrai. Oddio, cosa ha detto? Non lo fai male. Oddio. Da dove cavolo sei spuntato? Grazie per il mitra. Cacchio. Wow, minchia ragazzi, grazie per avermi aiutato. Aspetta, sposta un attimo tu, sposta i 2 secondi. Tu sei il fratello di Ciro, giusto? Oddio, vero Ciro, dove si trova? Lo stavo cercando, solo che non lo trovavo e quindi ho deciso di rapinare una banca per far passare il tempo. Ciro, in città vai, devi andare subito a incontrarlo, noi siamo dei suoi amici. Ah, siete degli amici di Ciro? Da quando Ciro si fa degli amici? Da quando l'abbiamo conosciuto, per caso stava con un venditore di bombe. Sì, se non sbaglio si chiamava Gaetano. Esatto, Ciro sta là, ok? Sta con lui, vai là subito, ok? Ok, Ciro sta arrivando. Comunque mi presento, mi chiamo Gennaro. Sì, lo sappiamo. Ah, come fate a saperlo? È una lunga storia, poi te la raccontiamo. Va bene, sto andando da Ciro. Ciro sta arrivando. Beh, ben fatto, dai, stiamo ricostruendo tutto quello che è successo. Esatto, chi manca? Manca Roberto, vabbè quello in qualche vicolo poi tra poco lo troviamo. Ma quindi il tizio con la giacca blu non ci darà più problemi.
minchia, se riesce a resuscitare dopo che l'ho bruciato, quello sì che è un problema. Va bene, quindi sono tutti andati, dovremmo andare tranquilli. Abbastanza tranquilli, dai. Sei sicuro? Io neanche di te mi fido molto. Dai, dopo tutto quello che ho fatto per aiutarvi, vi ho eliminato il tizio con la giacca blu, non vi fidate di me. Ci hai tradito non una, ben due volte. Due. Io mi ricordo solo la prima volta. Va bene, dai, continuiamo, Peppe, che tra poco ritorneremo nel presente.